passato un po' di un passaggio dato che è un Ma come state tutti zitti? Sapete, io sono un personaggio, visto che quello che deve presentarmi non c'è, io qui abbiamo preso una bufera che non finisce più da Lucca a Firenze e io sono un personaggio, quindi c'è uno staff che cercano sempre di non farmi andare, sto vecchio, dicono che fa gli auguri a un vecchio portafortuna, io il 18 luglio ho compiuto 83 anni, dai, poi ti... oh la madonna! Oh, ho visto qui Jacopo Fo, dove è Jacopo? Un abbraccio a Jacopo. Una volta un cardinale mi ha detto: tu sei un prete, devi avere il direttore spirituale. Eminenza, io ce l'ho. Oh, che bravo, chi è il direttore spirituale? È una coppia. Come una coppia? E sì, ah, sì. E chi è? È Dario Fo e Franca Rame. Un grande saluto e applauso a Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo, che veramente il mio direttore spirituale sono i miei direttori spirituali. Ad ogni modo, avete rischiato stasera che io vi facessi uno scherzo da prete. E sono prete. Guarda cazzo cosa avrei perso, ma guarda quanta gente fin qui. Ma la madonna, io mi sono addormentato in bagno. Quante ore abbiamo fatto in bagno? A un certo momento dico, mi hanno sequestrato. I fascisti mi hanno, perché ormai sono il fascista tu, i fascisti mi hanno sequestrato, e invece come qua. Allora vuoi presentarmi, sì o no? Ma chi è questo signore qua? Allora, un abbraccio a tutti, ma a tutti cari, guarda cosa avrei perso. C'è il sindaco, c'è il vescovo, non sanno che cosa si perdono, diglielo, vai. Beh, capite che qualunque cosa dica adesso diventa banale, però intanto veramente con grandissima emozione ringrazio tutti voi che avete deciso di essere presenti a questa nostra terza ed ultima serata di una festa che abbiamo fatto e voluto sopra le forze e che però devo dire che dalla risposta che ci è arrivata da tutti voi ci gratifica particolarmente, ci fa ritenere soddisfatti anche del messaggio che Sinistra Ecologia e Libertà vuole lanciare nel paese con le parole che Niki ieri sera ci ha riservato. Il legame che ho io personalmente con Don Gallo è un legame fondamentale che si fonda su due aspetti. Uno, la fede per il sigaro toscano. La seconda è la felicità che ricevo ogni volta che leggo i suoi libri. Libri che sono scritti con grande sensibilità, anche con leggerezza, ma che contengono tanta potenza. E queste sono le due motivazioni individuali, personali, che io... che mi hanno consentito a me di legarmi con Don Gallo. Don Gallo, avete visto, mi ha detto chi è questo signore qua, è evidente che non mi conosce. E a intervistare il Don questa sera c'è... Prima della... mi ha commosso quando sono venuto, poi dopo mi presento. Perché io sono sordo, quindi quando mi fanno delle domande non so mai che cazzo dicono perché sono sordo. Io poi vado, magari la zecco, dice, oh, come ha capito. È che mi ha commosso.
vedere il motto della mia brigata partigiana, avevo 15 anni e mezzo, poi vi racconterò cosa vuol dire essere a volte educatori, che mio fratello, poi vi dirò, era un tenentino del Genio Pontieri, sopravvissuto alla Russia, medaglia d'argento, quindi vi dirò dopo, no? Però è la brigata. E allora io non so se voi l'avrete già fatto in questi giorni, però io tutte le volte che sento questo e mi commuovo, non riesco a dare, come si dice, le lacrime, ma mi commuovo dentro. E allora io ho già avuto 5 cardinali con quello attuale, tutti che volevano scomunicare, invece non ha mai scomunicato. A un certo momento mi ricordo, era a Tettamanzi, che adesso poi Milano, una volta mi fa: ma come prete, preghi o non preghi? È certo che prego, Eminenza, quando vi bagnate delle zuppe voi cardinali, gerarchi. E io anzi dico, sa che la mia canonica dove sono? Sono al terzo piano, io ho una cameretta piccola sul porto, la mattina vedo il porto, il mare, e dico, guardi che io scendendo, quando devo scendere, non mi boicottare, perché c'ho sempre la Digos, quello lì è della Digos, c'è la Digos, perché c'ho sempre la Digos, sai, dietro. Se la dico, dice che vada a dormire, dai, che poi. Allora, a un certo momento, Eminenza, io canto, quando scendo dalla mia cameretta, canto. Ah, canti i salmi? Ma dice, non è proprio un salmo, ma. E cosa. E scendo, è proprio una preghiera, cantando. Alla mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via tutti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi devi morire. Oh partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 portami via che mi sembra di morire. Arrivo, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellirai. Lascio in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se perirai, lascio in montagna, l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quelli che passeranno, oh diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per libertà. Subito dopo la fine del nazifascismo, il generale Alexander, comandante in capo delle forze alleate, diede a noi partigiani un diploma e 10.000 lire. Ci avevano già fregato, perché sul diploma c'era scritto patriota. Mio fratello comandante l'ha rifiutato. L'ha rifiutato, sei partigiano, cos'è sto patriota? Ricordatevi tanto il primo cosa che volevo dire. Tutte le volte sentite parlare di patriottismo, sappiate che è il rifugio dei furfanti. Guarda che la patria difende i diritti di tutti, fin tanto che nella vostra patria, nel vostro paese, nella vostra città non sono divisi i diritti di tutti, a partire dagli ultimi non ce n'è patria. Ricordatevelo bene. Ad ogni modo, stasera io non sono manco caporale, non sono il generale, però se qualcuno di voi, donne e uomini, vuole andare a casa col certificato di partigiana o partigiano, questo sottocaporale vi dà il certificato, il diploma. Cosa vuol dire essere partigiano? Stare da una parte, scegliere da che parte stare,
C'è un vescovo, mi hanno detto, in Brasile, che ha scritto: pensa succedesse in Italia, davanti alla sua cattedrale, da anni il mondo si divide tra oppressori e oppressi. Tu che stai per entrare in chiesa, da che parte stai? Ecco le domande, vai. Io ho già finito. Allungate l'applauso, perché vi presento anche Giorgio Fornoni, giornalista di Report, che è stato per tanti anni inutilizzato ed emarginato, però lui rappresenta in qualche maniera anche quello che dovrebbe essere lo spirito di chi fa politica, cioè la passione. Lui faceva un altro mestiere e per passione indagava e ricercava la verità in tutti i paesi del mondo in cui è stato. Ha fatto reportage di livello e finalmente la Gabanelli lo ha scoperto e da lì è iniziata la sua avventura di collaboratore dentro appunto la trasmissione di Report, che è una delle trasmissioni che chi viene a queste riunioni di Sinistra Ecologia e Libertà vede con piacere. Io penso di passare la parola adesso proprio a Giorgio, che ci inquadra sia la sua figura di grande esperto di indagini dell'umanità diffusa in tutto il nostro globo, e poi continuare con Don Gallo. Io chiedo a loro soltanto, siccome ci siamo tutti messi la giacca, di continuare a scaldare almeno i nostri cuori. Grazie a tutti e buon divertimento. Bene, grazie. Sarò velocissimo. Ecco, nel 99 ho avuto fortuna che Milena Gabanelli seppe dei miei lavori. Avevo fatto in quel momento rilevato del materiale sulla prima linea Eritrea-Etiopia, dove centinaia e migliaia di ragazzi si combattevano per un pezzo di deserto. Era materiale che non riuscivo a mandare in onda. Lei lo seppe e mi mandò a chiamare e mi disse: oltre a questo materiale, che cos'hai? Avevo delle altre storie, la lavorazione della coca, quando sono entrati i talebani in Afghanistan e così via. Avevo del materiale abbastanza importante. Allora a quel punto, nel 99, decisi di dedicarmi a una puntata chiamata L'altra faccia del giornalismo. Perché? Io non sono giornalista, non ero giornalista, però ho sempre fatto il giornalista e voleva lei dimostrare come si può essere comunque bravi giornalisti pur senza avere una tessera in tasca. Lei ha voluto far questo perché non aveva superato l'esame di Stato e in quel momento voleva far capire che anche a norma dell'articolo 21 della Costituzione tutti possono essere giornalisti. Poi alla fine... Noi siamo partiti con Bella Ciao, arriveremo al punto della resistenza. Io vedo che, del resto, una serata così sembra troppo. Innanzitutto, quindi, io, vedete la storia, vedete, ho 83 anni. E quindi marinaio, a 15 anni già marinaio, d'educazione. Vedo tanti giovani qui, tanti. Io sono del 28, fino al 45-46 sui miei libri, antologie, a scuola, docenti, in chiesa. La parola democrazia non c'era. Non lasciatevela rubare, che è stata conquistata, ragazzi. Guardate che ormai in Italia la democrazia è in eutanasia, sta scomparendo. Quindi marinaio, partigiano, perché ho avuto, e vi dirò il momento esatto, quando ho incontrato mio fratello nella piena bufera del settembre del 43. E ecco, quindi partigiano, poi prete, poi via, sempre compagno. Si può dire compagno, Nicky è mio figlioccio da 30 anni, l'ho sempre. Al decennale del G8 a Genova è venuto, mi ha incontrato, mi ha abbracciato e poi mi ha detto seriamente: ciao, compagno Gallo. Compagno vuol dire raccumpani, spezzare il pane. Compagno con tutti coloro che vogliono la democrazia, che vogliono la libertà. Oggi io ero invitato, erano disposti anche a fare... come faccio a fare a piedi fino ad Assisi. Quindi do un grande grido: beati i costruttori di pace. Voglio abbracciare tutti coloro oggi che hanno fatto la marcia, dal mio grande maestro Zanottelli, Don Ciotti e tutti gli altri atei, non credenti. Non fate mai, me l'ha detto, vede la mia crescita, a volte mi dicono che università
ti sei laureato. La strada, sempre nella strada, sempre nella strada. Allora in grande incontro, mi ricordo anni fa Norberto Bobbio mi dice: Gallo, non dire più credenti e non credenti, ma pensanti e non pensanti. Questo è il punto, siete cittadini sovrani, cittadine sovrane, e ci arriveremo anche lì, a quel punto lì. Quindi grande a questa pace. Capitini sarà contento, lui di Perugia, 50 anni fa aveva dato questo, che è la benedizione originaria dell'uomo. Non siamo Caino noi, siamo Abele. Quando leggete la Bibbia, siamo Abele, l'abbiamo dentro, bisogna resistere e impedire che la malvagità, la guerra ha bisogno. Io ho sentito i racconti da bambino da mio papà, 4 anni sull'Ortigara, sul Grappa, sentite cosa doveva dire, cosa lui che aveva la seconda elementare, battuti là tutti, carne da macello per il capitale, per i poteri, compreso la Chiesa, tutti d'accordo. La guerra veramente, Einstein ci vorrebbe veramente tutto. La pace ha bisogno di 3 colonne. Ecco, ecco qui il giornalista. La prima colonna, abbiamo bisogno di un'informazione non menzognera. E questo è quel punto. E noi siamo cagati là, davanti alla televisione da anni. Ci hanno inculcato. Sapete che voi stasera avete dato una risposta fantastica al capitalismo, questo mostro, mostro. Io l'ho detto una volta a Landini, segretario della FIOM, guarda che noi partigiani non lottavamo per avere alla fine un nazifascismo un po' più buono, che alcuni compagni, non faccio il nome, Veltroni, D'Alema, tutti. Noi vogliamo il capitalismo un po' più buono, no, noi volevamo cancellare il nazifascismo e basta. E già che mi viene in mente Landini, sei contento? Il 6 c'è lo sciopero, perché me lo diceva Don Milani, vedi i miei incontri, che è morto del 67. Oh, Don Lorenzo, com'è la politica? La politica, dicevo, bella, le uscire tutti insieme dai problemi, con una priorità, partire dagli ultimi. E i lavoratori e le lavoratrici, le uniche armi che hanno, quali sono? Primo, il voto. Approfondito, lavorando, preparando i candidati, poi toccheremo anche la legge porcata a un certo momento. Quindi questo è il punto, il voto. E poi lo sciopero. Quando mi hanno annunciato lo sciopero, conoscendo la situazione italiana, ho detto: oh, Benigno Landini, quanto è una giornata di sciopero? 8 ore. Qui mi sa che in Italia, io sarò esagerato, se non facciamo tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti, tutti e tutti persone che pensano, uno sciopero di 8 mesi, qui ci schiacciano tutti, ci schiacciano. E io no, Landini, e noi partigiani dall'8 settembre al 25 aprile del 45 erano 8 ore o quanto erano? Quindi la prima colonna della pace, l'informazione, benvenga. Poi voi vedete, mandano via tutti, la RAI eccetera, a un certo momento chi ha il monopolio veramente dell'informazione. E qual è? Pensate cosa ha prodotto in 50 anni e più il capitalismo, pensate che distruzione. Citavo prima Zanotelli, quando era tornato dall'Africa anni fa per farsi capire da tutti, diceva: su questo pianeta il 20% si pappa, così capiscono anche i bambini, l'80% delle risorse. Ma vi rendete conto? In Italia, state ben attenti, un 10% sole 24 ore, questa notizia non è del Soviet, a parte che del Soviet c'è ancora il KGB, i Putin eccetera, quindi non è comunismo, non sono compagni quelli, assolutamente. Dove non c'è la libertà, dove non c'è la trasparenza, dove non c'è la solidarietà, dove non c'è la libertà, dove non c'è la democrazia. Attenti bene, quindi immaginate, quest'estate uno dei miei bambini va in prima media quest'anno, nonno, mi chiama nonno, cosa c'è?
sto facendo una ricerca, è importante il computer, fai una ricerca, che bravo, sì, mi aiuta Giorgio, cosa state facendo? No, una ricerca sulla FAO. E io faccio il finto tonso, la FAO, ehi nonno come sei ignorante, spiegami, la FAO è quella che lotta contro la fame del mondo, ma davvero? Allora, ma io sono stato in Brasile, in Africa, allora, però nonno, i conti non tornano, ogni 5 secondi su questo pianeta, che è un pianeta che è come un'astronave, grazie, con responsabilità dei malvagi, dei capitalisti, viaggia a velocità supersonica, senza freni, non ha la marcia indietro e non ha il pilota. Sono cupole veramente di malvagi, finanziari, transazioni, banche, eccetera, signora Danaro. Allora mi dice, ogni 5 secondi sto bambino, in questo pianeta muore un bambino, una bambina, un uomo e una donna ogni 5 secondi di fame. No, ma i conti non tornano. E hai ragione che non torna. Allora attenti, prima colonna l'informazione. Seconda, ecco qui la vera politica con la P maiuscola. Cercare le cause dell'ingiustizia. Se non si trovano le cause, a un certo terzo, la politica, l'impegnarsi, la solidarietà, che io chiamerei amore. Siamo tutti della stessa famiglia umana, diritti umani. Ormai la scienza antropologica, tutti discendiamo da un ceppo ancestrale unico. Lascia stare, se poi arriva il Cristo Gesù, lo vedremo. Anzi, viene a confermare questa fraternità, questa solidarietà. E allora una solidarietà non solo assistenziale. La solidarietà assistenziale ha i suoi aspetti positivi, però poi rimane, anzi quasi di sostegno al potere che continua, allora le messe dei poveri, la mensa dei poveri e questo aiuta. No! Il vero che appartiene alla sua città, al suo paese, vede come obiettivo la solidarietà strutturale, che tutti abbiano i loro diritti, poi toccheremo, abbiamo una Costituzione alla fine del mondo. Quindi un abbraccio. Ma vi rendete conto che cosa significa? Io vado nelle scuole e chiedo, quanti sono stati i morti della prima guerra mondiale? Tutti rimangono lì, 9 milioni di morti, tu correggimi, eh? E allora, è la seconda guerra mondiale? Attenti, aprite bene le orecchie, 55 milioni di morti, di cui 35 milioni di civili, vi rendete conto? Allora il capitalismo, vedete che disastro, ma qual è il suo scopo? State attenti, vorrei partire da qui stasera. Porca miseria, quel Massimiliano è venuto a Genova, io avevo già detto di non venire, non ce la facevo, sono stanco, credete, oh, se vado per terra mi tiri su, eh. A un certo momento è venuto a Genova l'altro giorno e io quando vedo un ragazzo dico, guarda, ti prometto, se alla domenica alle 2, alle 3, alle 4 non sono piegato un 2, vengo. E infatti guarda come sono contento. Ma guarda. Allora, questo senso. Ed ecco perché del 45-46 tutto il mondo ha preso coscienza. Persino Churchill, Roosevelt. La resistenza non ha bisogno di essere enfatizzata. Prima di tutto tutto il mondo ha compreso che non era possibile. Ed ecco, con i mass media, il capitalismo cosa fa? Primo obiettivo che ha, distruggere le istanze collettive, lo stare insieme. E guarda te che risposta stasera, Marchio, come si chiama l'amministratore della FIA? Minchione, come si chiama? Come si chiama? Come? E vedi, non lo sbaglio sempre, c'è un lapsus. E come ieri la Marcegaglia ha detto, basta Berlusconi, ti do io il programma, vedi dopo 3 anni se ne accorda, ma capite, no, attenti bene, siamo noi che dobbiamo veramente quindi senza enfatizzare la resistenza, la coscienza del mondo del 45 e poi nasceranno, lo vediamo, quindi questo senso della pace. Io mi ricordo, così la ricordiamo tutti,
ho tradotto l'enciclica di Papa Giovanni. Voi sapete che le encicliche papali sono scritte in latino. E scherzando con Fabrizio De André, la Fernanda dice: dai, facciamo una lezione in latino. Lei che era per la pace. Allora, arriviamo a un punto in latino dove dice, e di fianco avevamo la traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. E allora leggiamo, c'è un passo che dice: chi dice di portare la democrazia con le armi, la traduzione della CE in italiano dice, è sconveniente. La Fernanda peccava le... Pum, 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 cosa c'è? Gallo non sa manco il latino, no che non sanno, qui com'è. Allora attenti com'è. Quindi tocchiamo il punto della pace che è fondamentale. Perché la pace vera è basata sulla giustizia. Quindi non siamo sulla strada sbagliata. Cioè, non è pace, 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 no, no, no. E avevo detto le tre colonne, eccetera. Allora la traduzione del Papa Giovanni è questa, in latino. Chi dice di portare la democrazia con le armi, in latino dice alienum a razione. Ci sarà dei latinisti, vuol dire che è pazzo. E volete essere pazzi, non volete essere umani, vi rendete conto? E quindi questo senso proprio di riuscire. E allora un prete deve sempre dare le giaculatorie. La prima giaculatoria vi do stasera, da chi avviene? Da un padre della chiesa, da un santo? No, viene dal mio amico Vittorio Arrigoni. Qual è il messaggio che ho lasciato? Restiamo forte, restiamo. Questo è il punto centrale, fondamentale. E allora attenti bene, visto che siete miei amici, vi voglio svelare un segreto. Resti tra noi e in Europa, va. Sono consigliere, perché quello che mi interessa stasera è di dire che siete cittadine, cittadini sovrani. Siamo noi sovrani, siamo noi, perché continuiamo a lasciarci schiacciare? E allora io sono, qualcuno rimarrà deluso, però dovete sapere cosa vado a dire. Sono consigliere segreto di Papa Ratzinger. Ebbene, in Germania hanno sparato il pastore tedesco. Voi ridete, quando fu eletto, dopo 15 giorni ero in un'assemblea, c'è dei cattolici, ho detto, oh siete contenti, finalmente abbiamo il Papa, che bel pastore tedesco. E adesso vi dico il giorno dopo chi mi ha chiamato, io faccio il verso al telefono, capite subito da dove arriva la telefono, mi chiamano Drin, pronto, la curia. Un monsignore, quanto? Lei è stato poco riverente col Santo Padre. Oh, pastore! Un papa è pastore, no? Monsignore al telefono. Sono talmente sbadato che sta a vedere che non è tedesco, è olandese. No, 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 boom, ho messo giù. Pensa che problemi hanno là in quei palazzi. Ad ogni modo, un mese e mezzo fa arriva uno di questi drogati di merda che ho io l'unico che mi posso permettere. Poi toccheremo brevemente la tossicodipendenza. Sapete chi è il responsabile della tossicodipendenza in Italia? Il senatore sottosegretario Giovanardi. Persino le famiglie cattoliche hanno detto sei un sottosegretario, l'altro giorno famiglia cristiana, sei un sottosegretario inutile per la tossicodipendenza, anche dannoso. Se avremo tempo lo tocchiamo. Vi rendete conto? Tutta la tossicodipendenza, 40 anni, strage mafiosa, che significa con tutta una complicità che va dai medici, educatori, preti, cattolici, vescovi, eccetera, strage mafiosa. Tant'è vero che una volta Giovanardi, 3 anni fa, mi chiamava, ti conoscono tanto bene i giovani che potresti fare il testimoniale. Cosa hai detto? Testimoniale, cosa vuol dire? E ti do delle frasi, tu ne scegli una, sei alla televisione, ti riprendiamo. Erano andati via tutti i giornalisti. Ah sì, mi dico,
senatore, mi piace questa frase. Ah, vedi, vedi, Don Gallo, è per i giovani. Quale ti piace? Questa. Chi fuma lo spinello si buca il cervello. Ah, ti piace, è troppo importante. Sa sentire com'è? Chi fuma lo spinello si buca il cervello. Tu, senatore, non hai bisogno di fumare lo spinello. Allora, arriva un ragazzo dentro la piccola canonica dove siamo ancora, dove è nato oltre 40 anni fa la comunità, mi dice: Gallo, giù di sotto, davanti al nostro teatrino, è arrivata una limousine. Una limousine? Hai chiesto? Cosa vuoi che ti dica? Gallo, c'ha una targa, io non l'ho mai vista. Che targa è? SCV. SCV. E mi dice: cos'è, Gallo? Se Cristo vedesse, dice. Ad ogni modo, ogni tanto venivano a prendere. Allora, limousine, andiamo a Roma, facciamo il freddo. Davanti una saletta col pastore tedesco. Oh, sembra proprio un pastore. Don Andrea, per il bene della Chiesa, lo sai che ogni tanto ti chiamiamo. Grazie, Santità. Dice, tu sei sempre in mezzo al popolo. Allora, come tu sai, è un momento serio questo. So che ti piace scherzare. Ebbene, mi dica, Santo Padre, posso essere utile? Lo sai che col nostro predecessore abbiamo sempre sostenuto, con voi tira, il governo Berlusconi e tutta la sua banda, per il bene delle anime, per il bene della Chiesa, stavo per dire, per il bene dell'ICI, per il bene del... Non glielo dico. No, volevo vedere dove andava a parare. Allora si mette serio, oh, così, piedi. Io faccio per alzare, no, no, stai seduto. Allora così, caro Don Andrea, è un momento che devo prendere una decisione. Sai che in questo momento, per sostenere Berlusconi, devo riconoscere che abbiamo qualche dubbio. Dopo 17 anni. Altro che bunga, 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 bunga. E qui e là. A un certo momento dice: allora dimmi, tu che conosci il popolo, prende, sai, quell'atteggiamento. Berlusconi è un uomo di fede? Santo Padre, guardi se sbaglia, è fede che è un uomo di Berlusconi. Un 10%, vi stavo dicendo, in Italia, 10%, fate bene i conti, di tutti gli italiani, un 10% è possessore, proprietario del 50% della ricchezza nazionale. Questi possessori c'è anche, te pareva, anche la Chiesa, no? Con tutti i patrimoni. Il 10%. Notizie dal Sole 24 ore. Noi, che siamo gli altri 90, dobbiamo dividersi, ecco perché tiriamo la cinghia, non so dove andiamo a finire i servizi sociali, che vergogna. Tutti, tutti, una cosa, i servizi, gli ospedali, la scuola. Beh, guarda, se cominciamo a parlare, a un certo momento noi ci dovevamo dividere il 50%. Quei signori lì, a un certo momento, in 10 gruppi, famiglie, proprietà, si dividono il 50. Ed è possibile, come facciamo a non tirare sulla testa? E allora, ecco, sinistra, vi chiamate qua, ecologia, libertà, porca miseria, guardate che responsabilità, può essere veramente un grido, può essere veramente mettersi in cammino e far prendere coscienza a tutti gli altri. Però ricordatevi di là del partito, i partiti vecchi, vedi che sono spompati e non vogliono capire di ascoltare la società civile, tutti, la gente, i gruppi, i movimenti. E soprattutto non si vuole dare spazio ai giovani, e ai giovani prima di tutto. Vi accorgete, ma vi rendete conto che in Italia siamo andati, correggimi,
stiamo andando verso il 30% della disoccupazione giovanile. Io ho fatto la scelta non violenza, poi ve lo dirò. Però capisce che lì mi girano le, che beh, i coglioni davvero, ma 50.000 ragazzi miei laureati ogni anno in Italia devono andare a lavorare all'estero. Un altro economista indiano, quando parla dei paesi dell'Occidente, mi fanno le ricerche i ragazzi, bellissima analisi, questo economista indiano dice: quando i sociologi, economisti occidentali, americani, europei, australiani, parlavano dei paesi del terzo mondo, dicevano paesi in via di sviluppo. Adesso, se vogliono essere seri e vogliono parlare dei paesi del primo mondo, cominciare dagli Stati Uniti, devono dire paesi in via di sottosviluppo. Vedete la Grecia? La Grecia è nato con una cavia. Il capitalismo più beso, più malvagio, tenta prima con la Grecia. Se riesce veramente a cacciarli lì nella miseria, lo farà con tutta Europa. La percentuale è questa. Lui, fatta da un economista, ogni 100 cittadini, è questo il fine di questo capitalismo. Ogni 100 cittadini dell'Occidente, partire dagli Stati Uniti, immaginate in Europa, qual è il loro scopo? Succeda quello che succeda. A un certo momento cosa succede? Ogni 100 cittadini si deve arricchire solo uno. Gli altri 99 proporzionalmente dovranno impoverirsi per questo progetto malvagio. Vi rendete conto allora come veramente bisogna? Prima di tutto i giovani. Vi rendete conto? Gli spazi giovanili. I giovani quasi sono sempre stati. Parla della resistenza. Toccheremo dopo. Partiamo dal 68. Cosa dicono nel 68 ancora adesso? Ah, i ragazzi non volevano più studiare, volevano scopare, buonanotte a sé. Falso. È stata una svolta mondiale. I primi 300 studenti uccisi nel 68, Città del Messico, dalla polizia, che erano in rivolta. In questi giorni c'è una rivolta addirittura a New York, che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. State attenti. E allora si muove un mondo. Nel 68 viene assassinato nel paese più democratico del mondo Luther King, premio Nobel per la pace nel 64. Nel 68 nel paese più democratico del mondo viene assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Poi maggio francese, Italia, un movimento. E allora un'altra giaculatoria, proprio di uno che abita da queste parti. Io avevo già 40 anni, avevo già il pass con i giovani. Nelle assemblee universitarie, chi aveva 40 anni, se tu sei un Matusalemme, va. Io c'avevo. Siamo alla Statale di Milano, un'assemblea di studenti, preparavano un corteo. Avevano già fatto altri cortei, dove la polizia aveva picchiato a sangue. La chiamavano la cerera. Questo è il punto. E allora, Parra, Capanna, che era lui il leader, Mario Capanna, mia amica ancora adesso, e questo giovanotto studente, si alza un ragazzo, mozione d'ordine, che cosa c'è? Basta ragazzi, compagni e compagni, l'avete visto quante botte che ci danno? Ma non è possibile. Ma come? Mario dice, come? Perché? Perché il potere è forte. Mario, che era un vero leader, non è vero che è forte il potere. I poteri economici, i poteri mafiosi, i poteri moralistici della Chiesa a impaurire, ancora continuano a raccontarci le balle dell'inferno, ma capisci, per mettere paura, ma una cosa che fa veramente ribrezzo, se riesco a stare in piedi ve lo dirò, vedo che siete attenti. I poteri non sono forti, dice Capanna, sono fortissimi, e possiamo ripeterlo oggi, perché Capanna dove dire sono fortissimi questi poteri, ma non sarà, e si butta per terra e poi si alza fuori, non sarà che tutti noi siamo in ginocchio per terra? E allora gridò a quei ragazzi, e io stasera lo grido a voi, sulla testa, questo è il punto, sulla testa, sulla testa. Deve andare avanti.
è un altro punto fondamentale. Se vogliamo fare veramente questo, come si può chiamare, questa unione che cammina, che piglia coscienza, e allora si prepara, approfondisce, non ha nessuna ambizione di potere, e crea, poi creerà i candidati, poi toccheremo anche la legge. Ed è fin tanto che noi di sinistra, ecco che si parla di sinistra, o libertà, le donne, vedo tante per esempio, non avranno la parità veramente. Siete ancora subordinati, siete in uno stato di inferiorità. Guardate che è così. Cosa contate chi vuole andare in chiesa? Cazzo, dovete andare in chiesa con l'aspirapolvere. Ho il parroco tutto contento, bravo, così pulisci la chiesa. Cioè. Nessun diritto, guai, vuol dire guai a dire la donna prete, la donna, diritti. E nella civile, quote rosa, mai rispettate. Sapete quanti sono i parlamentari, senatori, deputati italiani? 945. Donne, di tutti, 194. Ma vi rendete conto, siete voi, chi è che ci può far capire la vera sessualità nei confronti della Chiesa nostra, che è così sessuofobica? Ormai c'è una distruzione del piacere del sesso. Capite che abbiamo un premier che dice, venite che bella figa, ministro delle partecipazioni, venite che belle tette, ministro delle... Beh, ha fatto persino, che ormai sono vecchi, la brambilla, la santa anche figa, le ragazze, la concezione. Chi è che fa l'educazione sessuale se non sono le mamme? Guardate che la mamma, nel disegno di Dio, ci sta la Bibbia, tutti i sessi sono parità. Cominciamo intanto con le donne, questa parità. Se non ci fossero le donne, il mondo sarebbe, la famiglia umana sarebbe già finita. La vostra dignità, dare un senso, una sessualità liberata, il piacere. E voi sapete perché accetto ancora di venire nonostante tutte le mie magagne. Ho 83 anni, io vengo davanti a questa assemblea per mettermi in discussione, perché i giovani hanno bisogno di testimoni, solamente questo. Io so che dopo aver visto una serata così, domani sarò più uomo. Prima di tutto siamo uomo. Io l'ho detto a un cardinale: tu devi rispettare il Papa e i vescovi e sacri, rappresenta il Papa, vicario di Cristo, sacro. E dico: eminenza, ma il Papa ci va a cagare, sì o no? Dice: ma cosa dici? Non ci va, siamo preoccupati. Come non va a cagare? Ma sta attenti, attenti. Allora una volta un cardinale mi dice: chi è il tuo teologo, prima direttore spirituale, chi è il tuo teologo di riferimento, maestro di teologia? Ce l'hai? Sì. Chi è? È il comico Paolo Rossi, cardinale. E dice: guardi eminenza, mi ha dato una maglia che adesso gliela raccolgo. 5 anni fa, Gallo, vieni un po' qua, sai Paolo, attenti, me la fa in camerino, eravamo lì dopo lo spettacolo. Dio c'è, scritto, vedi, vai dal cardinale, Dio c'è, facciamo conto, lui, ti nomino cardinale, uno più uno meno, cardinale, Dio c'è, cardinale sarà contento, dice Don Gallo, ancora credente. Allora, tenta l'altra frase, Dio c'è. Adagio, abbassa, poi metti il dito nella frase qui, nella maglietta, poi al cardinale. Allora, eminenza, Dio c'è, ha visto? Ma non sei tu! E va avanti. E allora rilassati. Nessuno si libera da solo. Tutti. Nessuno libera un altro. Che pensimi? Noi avevamo avuto il presidente operaio, il presidente contadino, il presidente ferroviere, il presidente soldato, il presidente putaniere, tutto. No, nessuno salva un altro.
ci si salva tutti insieme. Bravo. E allora? Allora vi dicevo, metto in discussione. Uomo, cristiano. Il figlio di Andrea il primo era cristiano. Basta leggere Gesù. E io appartengo anche a questa chiesa, me l'ha trasmessa ai miei parenti poveri. Però so chi è Gesù. E allora io accetto tutto, però non mi devono far star zitto. Allora, io ho degli amici, vieni via da quella chiesa, se stai stretto. Ti do io una bella villetta sul mare a Varazze, dirigi le tue comunità. Oh, dico, sei anche manager. Io nella mia chiesa mi sento a casa mia. Casomai sarà qualche d'un altro che deve andare via. Oh, allora mandatemi via. Allora vi rendete conto? Questo segno, prima delle donne. Ah, prima vi dico, poi cristiano, prete, vabbè, ma non sacro, uno che accompagna, che parla, che ascolta. Poi, non violento. Ormai pensate se io non onoro tutti i caduti delle rivoluzioni per la libertà, tutti. Ma dal 1994, proprio con i partigiani del comandante Marcos che vi ho parlato, e i campesini o i contadini hanno detto basta, la svolta della non violenza in selva la candona. Andiamo a Città del Messico, certo che andiamo, più di 1 milione disarmati. Dopo qualche anno i Semtera del Brasile, che dopo 5-6 anni gli squadroni della morte li avevano ucciso 3.000 giovanotti. E quando io parlavo con i Semtera mi dicevano con orgoglio, è vero, ci hanno ucciso 3.000 giovani. Queste sono lotte, 3.000 giovani, però con le coltivazioni dei terreni abbandonati e vendita dei prodotti abbiamo 3.000 dei nostri giovani brasiliani iscritti e che frequentano le università brasiliane. È il futuro del Brasile. Questo è il punto. Poi ho detto non violento, anticapitalista. Ma vorrei ricordare allora i Veltroni, tutti i colonnelli, noi abbiamo bisogno di un capitalismo dal volto umano, belli, ma ragazzi, come fate a cambiare se c'è una merda lì? Voglio un po' vedere, siccome lei dice miglioriamo un po' questa merda. Non è possibile. Ma vi rendete conto? Quindi state attenti, qui c'è bisogno di un modello di sviluppo nuovo. E adesso 3 minuti dedicati, un aneddoto per tutte le donne. Per esempio, lo avevo subito telefonato a Landini, mio amico, segretario della FION. Landini, le donne ti hanno superato quei mesi fa, con il loro slogan. Sì, voi uniti nella crisi, è buono. No, ma le donne, pensa che bel motto. Qual era? E allora rispondete tutte a me, donne, se non è ora, se non è ora, se non ora, vi rendete conto? E allora c'è una giovane donna, 20 anni, che va a trovare il babbo, che era pescatore in un grande lago, protetto dall'UNESCO. Lei arriva e il babbo è a fare la siesta. Lei, come le altre volte, lo lascia dormire, prende la barca con l'attrezzatura della pesca, no? Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, il lago, c'è degli alberi prospicenti, il lago bello. Tu si ferma, butta l'ancora, si mette a leggere un libro. 2 minuti arriva la guardia forestale. Poi già un maschio quando l'ha divisa, mi è capitato 3 mesi fa in un bus a Genova. Scatta una piccola lite, sai, ma semplice, no? C'era uno in divisa, non so se era capitano, colonnello. E cerca di mettersi lui e gli dico, guardi, lasci stare, lei non sa chi sono io. Io ero lì presente, mi conoscono tutti, fermi nel bus, tutti zitti. Il signore ci dice chi è sceso alla prima fermata. Ad ogni modo arriva la forestale. Signorina, cosa sta facendo? La signorina fa, sto leggendo un libro. Era lì col libro, cosa sta facendo? Sto leggendo un libro.
Lei si trova in una zona di pesca vietata. Non ha visto i cartelli? Non ha visto? Grida già. Mi dispiace, signora agente, ma non sto pescando. Sto leggendo. Sì, ma lei vedo che qui ha tutta l'attrezzatura della pesca. E non mi dica che io adesso mi allontano. Lei ha saputo da suo padre che ci sono dei bei pesci e lei si mette a pescare e grida come un ossesso. E adesso stia fermo, tira fuori la cima, io la traino in porticciolo, viene nell'ufficio, le devo dare una multa salatissima, che sia ricordata, e grida. La signorina fa, se lo fa agente, la denuncio per molestia sessuale. Venì la gente, ma se non lo mi hanno toccato, sfiorato. Sì, è vero, ma lei ha tutta l'attrezzatura. Chi mi dice che nell'ufficio allarga le mani? Com'è? Le auguro buona giornata, signora. La guarda se ne va. Morale! Morale, proprio dedicata alle donne e ai maschi che tolgono questo maschilismo. Morale, mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare. E allora vedete, i giovani, vi dicevo, voglio ricordare, cosa ne sapete, abbiamo celebrato il decennale del G8, massacrati, oltre quasi 500.000 giovani nel 2001, vi rendete conto? Era di nuovo un grido, una presa di coscienza. Devo citare di nuovo Don Bisotto, dei beati costruttori di pace di Padova, Zanottelli. Avevamo fatto la rete Lilliput, più di 700 gruppi. Io conosco tutti i centri sociali. 600 sociali su 500.000 erano 30.000. Gridavano, mani bianche. Guardate che sta avverando adesso quello che i nostri giovani hanno gridato 10 anni fa. Signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirci a dire ancora una volta che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, avete visto Tremonti, no? In ginocchio in questi giorni alla Banca Mondiale, a elemosinà. Poi dice in Italia va tutto bene. Ho incontrato nei vicoli, vedi andare per la strada io. L'altro giorno nei vicoli via del campo un ragazzo, un tossico vecchio, toccalo, c'è una nuova definizione dell'Italia, lasciami perdere, l'ha già fatto come un cucco, lasciami, vieni qui Gallo, allora dai dimmi, qual è questa definizione dell'Italia? Te la dico subito, breve, l'Italia è una bellissima penisola, bagnata da 3 mari, prosciugata da 3 monti. Attenti! Cosa stavo dicendo? Che ho perso il suggeritore. Benin e c'ho il suggeritore. Benin, cosa dicevo? Signore del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirci a dire l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale? Fondo Monetario Internazionale? Organizzazione Mondiale del Commercio? Sono queste le parole. E poi dite che siete anche cristiani. Una parte. Come? Adorate una divinità come i cattolici, una e trina, che bravi, ma idolatrica. Divinità una e trina, primo, mercato, sempre selvaggio. Vi rendete conto? Minchione, Marchione dice, che bravi voi, a Pomigliano. Ah, lo strumento del referendum è importante. Bravi, facciamo un referendum alla FIA di Pomigliano. Se votate sì, bene. Se votate no, porto. Ma chi sei tu che porti via? Beh, pensate, c'è la residenza in Svizzera, nella cittadina più fiscale, più evasioni fiscali del mondo. E noi continuiamo, oh signor Marchione, signor Marchione, ma vaffanculo! Se non si dice così, è chiaro che ci vuole fatica. È chiaro, mercato, tecnologia,
sempre la divinità, no? Mercato. Tecnologia, sempre a favore del mercato. E qui arriviamo di nuovo al tema della pace, caro. Deterrenza totale. Questi malvagi che vengono proprio dalla malvagità, quando il nemico non c'è, bisogna crearlo. Vi dicevo prima, le istanze collettive vogliono distruggere, l'essere insieme. E guarda stasera, un altro obiettivo mi sfuggiva, è troppo importante, che è il mio compito ormai che mi sono preso, distruggere l'essere in sé. Cosa vuol dire? La coscienza critica, il pensare. Vi rendete conto? E guarda come ci hanno ridotto al G8. Massacrati, tutti i poliziotti premiati, andrà tutto in prescrizione, in appello, una vergogna. Ragazzi feriti, il mio amico, la sera prima, Carlo Giuliani, Carlo dove vai? Bello, al mare, poi ha visto casino lì, lui. Ci hanno schiacciato tutti. E allora vi rendete conto? La partecipazione democratica, e dove l'ho imparata io completamente, in 3 minuti. Da un chauffeur a Barcellona. Io già da Chierico Salesiano, sono stato 2 anni in Brasile. Tornavo del 54, la nave Augustus arriva a Barcellona alle 6 di mattina. In Spagna del 54 c'è ancora il regime dittatoriale di Franco. 2 lezioni, un vecchio tassista, un taxi sgangherato, c'era una miseria, le ragazzine e scendevi dalla nave, dollari, pesos, pesetas, no? Italiani, lire, le ragazzine. Quindi ad ogni modo, e avevo fatto amicizia con un padre cappuccino, era più di 20 anni che non veniva in Italia, ma un'amicizia, era Veneto, che dopo 3 o 4 giorni a bordo eravamo sempre insieme, e dico, ma tu hai 20 anni che sei in Brasile, non sai una parola in portoghese? Mi no, sulla immigrazione, mi non ho avuto bisogno, i miei superiori mi hanno mandato nel Mato Grosso e dice là in mezzo alla campagna viene del mais grande, e mi in mezzo alla campagna. E se erano tutti veneti? Quant'è? Dal 1850 al 1950, 50 anni, quanti italiani sono emigrati? 30 milioni. Mio nonno paterno era negli Stati Uniti, io non l'ho conosciuto. Aveva lasciato la mia nonna e mio papà e suo fratello. Poi diventa mio papà e mio zio. A un certo momento non arrivava più notizie, mi raccontavano dopo, del 28 non sapeva più niente. Quindi così pensate. Quindi attenti bene. Ad ogni modo dice, prendiamo un tassista, così ci fa da autista, c'hai qualche soldo, sì, dai, contattiamo, nella miseria accetta, viene a mangiare con noi. Prima ci porta al Tibidabo, tocco di nuovo il tema della pace che è fondamentale, che è pratico di Barcellona, è bellissimo, si vede poi tutta Barcellona. C'è un santuario del Sacro Cuore, si chiama il Tibidabo, io lo sapevo perché era Salesiani. Tornando giù ci ferma in una curva, era l'una, si fa capire, ci mette al muro e dice, voi lo sapete in questa strada, voi cattolici mi avete ucciso di 3 dei miei fratelli nella guerra civile, che avete distrutto un governo legittimamente eletto, democraticamente. Ma poi ci fa, ma voi cattolici, la guerra è brutta, si spara, si uccide, come mai venivate a combattere a volte gridando viva Cristo Re? Ma capite, pensando se andiamo un dietro le crociate, poi in nome di povero Gesù. Io mi ricordo proprio Don Bisotto, mi scrive dopo la tragedia in Assiria, mi dice, mandiamo un appello all'ordinario militare che adesso è il mio arcivescovo Bagnasco, che dia un segno alla Chiesa dopo questa tragedia, che ritiri almeno i cappellani. Dico, Bisotto, io firmo, ma sono ottimista. Dopo 1 mese e mezzo qual è stata la risposta? L'ordinario militare, che ha anche il grado di generale di corpo d'armata, ma cosa cazzo c'entra con Gesù la pace? È andato a Nassiria ed ecco qui l'inganno, la menzogna, e ha fatto il discorso ai nostri ragazzi soldati, bravi che difendete la patria, bravi,
che siete in missione di pace. Falsi! Io glielo dissi poi al cardinale, e non era manco ancora cardinale. Come devo chiamarla quando arrivo a Genova, arcivescovo? Devo chiamarla eccellenza o generale di corpo d'armata? Sei sempre burlone. Io quando incontro i cappellani militari, come stanno a sentire, vieni qua. Ma com'è? Quando partono coi missili che vanno a ammassare, a sparare, che cazzo gli dici a questi soldati? Tu, prete, che annunci Gesù e la pace, oh, mi raccomando, coi missili state un po' attenti, no? Non così. Guarda, basta, via! Che siano da loro, dagli un taglio. Sono tutti in mano al capitalismo e il petrolio, tutte le organizzazioni. Vi dico solo un particolare, in Afghanistan, che mi tocca da vicino. La coltivazione del papavero. C'è lì non so quante migliaia di uomini americani, è quadruplicata. Mi sa che sono d'accordo. Perché? Perché hanno altri interessi. Deve passare l'oleodotto, le materie prime. Altro che missione di pace. Ecco l'informazione. No! Siete in guerra. Cosa vi hanno fatto? Ma il popolo, la democrazia. Allora, ricordate. Allora mi ricordo durante il G8. Lo dico a tutti voi genitori. Genitore, ai partiti, a tutti, educatori. Durante il G8, 10 anni fa, io al pomeriggio sono andato un po' a dormire. Cosa non avevamo? Avevamo messo sul bar clandestino, perché erano tutti i negozi chiusi, bloccati. E chi mi ha dato 34 milioni? 2 mesi prima era venuto a fare il concerto Manu Chao. Parlando è nato, non sai, la simpatia. Cosa posso... E dice, guarda, vorremmo fare il bar clandestino, perché qui è tutto chiuso. Acqua, acqua, panini, formaggio, per gli islamici, qui e là, e su e giù. Allora, vieni però, vieni al concerto a parlare. A metà concerto, 40.000 giovani. Non ce ne stavano di più, era una piazza dove avevano abbattuto una fabbrica. E dopo dice, tu parli dopo il messaggio del subcomandante Marco. Mamma, no, sei l'unico. Siamo diventati amici ancora. 3 giorni dopo il concerto arriva uno, dice, Manu li manda clandestino, perché era la sua grande canzone, clandestino, la conoscete. E guardo l'assegno, allora 34 milioni di lire, che mentre sono lì arriva il mio parroco santo, che è ancora lì mezzo cieco. Oh, dice, a chi è intestato l'assegno? All'associazione San Benedetto? No, guarda, Don Federico, è intestato Don Andrea Gallo. Lui, questo morì, sta a sentire, stavolta ce ne andiamo un mese in Sardegna. E invece siamo rimasti lì con i ragazzi. Ad ogni modo, al mercoledì dico ai ragazzi, mi raccomando, vado un po' a riposare. Chiunque viene, chiuso. Dopo un quarto d'ora, tum tum tum, chi c'è? Mi fanno degli scherzi, drogati. Mi ricordo 20 anni prima, Gallo, vieni che c'è un bel signore nero che ti vuol parlare, c'ha il treno fra 3/4 d'ora, non me ne frega niente, digli che passi un'altra volta, non casca al mondo, sono qui, cosa c'è? No, guarda, beh, sta a sentire, non volevamo farti una sorpresa, cos'è? Guarda, Gallo, che è Nelson Mandela, sono andato giù in mutande, sono al terzo piano. C'era un bel signore nero, ma non era Mandela. Quella volta lì c'era il regista Mario Monicelli. Ottantenne. Avete fatto bene a battere le mani. Perché una senatrice, siccome ha parlato in pubblico, una senatrice cattolica apostolica romana, dice che è vergine, che ha il cilicio. Se non viene qui col cilicio, io non ci credo. La senatrice Binetti cosa non ha detto dopo la morte e la scelta questo grande maestro? Ad ogni modo, quindi lo ricordiamo male. Al giovedì, dico, mi raccomando, anche se viene il Papa, se vuoi aspettare, beh, brum 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 mi sveglio. Tant'è vero che appena apro gli occhi, oh, c'è mica un altro regista? Sì, non mi pigliare per il culo, perché... No, caro. E c'era il regista Ettore Scola. Che siamo ancora amici adesso. È Scola al giovedì, attenti genitori, educatori. Scola al giovedì, mi fa la stessa domanda di Monicelli, la stessa breve, che gli ho detto, maestro, potevate venire insieme, no?
Don Gallo, lei che gira con i giovani da sempre, sì. All'inizio del terzo millennio, siamo il 2001, all'inizio del terzo millennio, tutte le agenzie educative, genitori, educatori, scuola, mass media, chiesa, con quei catechismi, chiesa, dice, riusciremo a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro. E io rimasi lì, così, ad un certo momento, dissi, sopra abbiamo una bacheca, che i ragazzi scrivono quel che vogliono. Una mattina scendo, io ho la cameretta sopra, il male grida forte. Oh, che bel buongiorno. Però qualche giorno dopo scendo, oh, ma la speranza grida ancora più forte. E mi hanno abbracciato. Bene, tornando al cappuccino, come ha sentito dire il Cristo Re, si è messo a piangere e l'ha abbracciato. Poi andiamo dove ho imparato la partecipazione democratica. Popolo. Ecco che andiamo in una trattoria al porto. E dai, lui stava attento perché è in regime. A un certo momento fa a noi, voi in Italia, quante gambe hanno i tavolini? Oh, gli ho detto, non viviamo mica nelle caverne. Scherza. Quattro come questo qui. Oh, faccio un po' di pubblicità. Venite a Genova da oltre 30 anni. L'altro giorno la BBC ha preso. Abbiamo la trattoria dei nostri ragazzi da oltre 30 anni. Che mi ricordo che anni fa, io ci vado poco perché non ho tempo, ma quando era un funerale a Levante, piovigginava, mi metto lì, poi ero coperto, entro sul taxi, non mi ha riconosciuto. E gli dico, trattoria Lanterna, tanto faccio pubblicità, via Milano 124 dalla Lanterna. E lui, che non mi ha riconosciuto, mentre va, fa, ah, va alla trattoria dei drogati? Sì, perché al posto del parmigiano ci mettono la marijuana. Tre giorni dopo avevamo la finanza. Allora gli dico, quattro, lui fa, e mi sembra la situazione italiana adesso. In Spagna, regime dittatoriale. Tre. Prima gamba, la milizia, la falange, la milizia del generalissimo. Seconda gamba, l'esercito. Terza gamba, te pareva, la Chiesa Cattolica. E poi quasi gridando fa, e il pueblo, e il popolo, nada. Avete capito? E in Italia dov'è la partecipazione? Ecco cosa sta iniziando. Benvenga, per l'ambiente, per la i valori. Sinistra, non dico cancella, non c'è più la sinistra. Sinistra vuol dire valori. No, non c'è più sinistra e destra, un cazzo. Solidarietà vuol dire oppressione, no. Amore cosa vuol dire? Odio. Sinistra, tutti questi valori umani. Questo è il punto, state attenti. Ah, dove non c'è più... No. L'ambiente che distruggono tutti, la libertà, lo vedete come siamo ridotti, quasi, ad ogni modo fa, tre, ecco ho capito allora tutte le lotte dei partigiani del Sud America, io sono conosciuti tanto, Salvador, non parliamo Cuba, Che Guevara, tutti, pensa, e poi dopo soprattutto gli intilimani, e vorrei gridarlo con voi, perché è il segreto, vedi che qualcuno... El pueblo unido, jamás. El pueblo unido, jamás. El pueblo unido, sarà. I testimoni. Io ho 15 anni e qualche mese. E arriviamo ai primi di settembre del 43. Educato dal clerico fascismo, dovevamo conquistare il mondo. L'asse Roma-Berlino-Tokyo, ero allievo al nautico, quindi ero già a bordo un cacciatorpediniere. A Spezia l'arsenale eravamo affiancati con un cacciatorpediniere tedesco, infatti eravamo lì a chiacchierare. Da noi suona la dunata, giù da basso, strano, era un bel tempo, la dunata a bordo un caccia, poi noi avevamo dei mini caccia, si fa a poppa, è lo spazio, no, giù da basso, dice il comandante.
Ciao, Anfidersen, saluto i tedeschi. Siamo giù di sotto. Signori ufficiali, signori sottufficiali, equipaggio. Primi di settembre del 43, ragazzi. Non siamo più alleati dei tedeschi. Avevamo affiancato il cage. Un ragazzo di 15 anni. Siamo alleati dagli angloamericani, poi traditi, braccati. E lì subito dopo cominciò i rastrellamenti. Più di 600.000 ragazzi italiani, soldati, finiti in campi di concentramento. Gli altri allo sbarco. Io avevo un fratello, tenente del Genio Pontiere, di Stanza Legnago sull'Adige. In quel periodo erano a Milano per sbaraccare le macerie dei bombardamenti della città e di notte facevano la ronda contro i vandali. E mio fratello alla fine del mese di settembre non arriva, i telefoni, allora puoi immaginare, ma mamma, papà, babà, alla fine di ottobre non arriva, puoi immaginare, io cosa vuoi, sì che ero un disertore, ma giovane, potevo girare posti di blocco se non mi conosco. A un certo momento non so se era la sera dei Santi, guarda cosa vuol dire una testimonianza. Papà, mamme, zii, nonni, cosa vuol dire dare una linea a un ragazzo che era completamente sbardato? Allora arriva mio fratello, il mio mito, 25 anni, perché era del 21. Mussolini, tutti gli universitari erano andati ai corsi ufficiali, i milioni di militari, c'era bisogno di ufficialetti, e lui si è beccato anche la Russia, sopravvissuto, non vi dico, è elaborato. Arriva la mamma, mangiamo un boccone, guarda il momento, il mio primo segno. Alla fine la mamma le dice, Dino, si chiamava Dino, che cosa fai adesso, cosa decidi? E lui fa, mamma, papà, ho già deciso. Io che guardavo, sono entrato nella resistenza, aveva già fondato la brigata partigiana. E per me è venuto naturale veramente entrare in questo. E allora via via, lo conoscete il giornalista Panza? No, non avete perso niente. È a libro paga, dammi un po' da bere. È a libro paga del potere. Perché non ha detto queste cose qui con i suoi libri sporchi 20 anni fa? Perché c'erano ancora tanti partigiani, saremmo andati a prendere, lo so. Guardate che se andava all'istituto dell'archivio della resistenza, dal settembre 43 al 45, 69.000 morti. 39.000 morti non identificati, anche alcune donne. 40.000 rimasti invalidi. Chiunque, mio fratello comandante ha fatto 3 volte il testimone, qualunque parente di fascisti uccisi in quelle spendette che succede, no, queste malvagità, c'era una severità ai tribunali partigiani. Ad ogni modo, dopo la guerra tutti potevano andare al tribunale. Togliate dall'amnistia da ministro di grazia e giustizia del 47 per gli statali e i parastatali che non avevano delitti di sangue. E vi racconto un aneddoto di Pertini, io avevo molta confidenza. Quando era presidente della Camera, lui cosava andava col treno. Dice, se arrivo a Milano, l'autorità scende, il prefetto, c'è uno che mi guarda a sorridere, presidente, e mi sembra di conoscerlo, dice. E poi, no, il corteo va verso la uscita della stazione, e allora io ero lì al mio fianco, e dico, ma dove ci siamo conosciuti? E lui mi dice, ma presidente, non si ricorda, ero il comandante delle guardie al carcere politico di Ventotene. E lì Pertini gli fa, che cazzo ci fai adesso qua? Sono il questore di Milano. Mi ha detto, tu che sei prete gli avrei dato la mano. Io non glielo ho dato. Cosa hanno raccontato? Meno male che sta rinascendo là. Sta rinascendo, ad ogni modo. Ecco, ricordando le donne, finalmente le donne hanno il diritto al voto. Dal 1861, periodo fascista, mai avete avuto. Vedete che o diventate pari o non ci sarà mai la forza del popolo.
La parità. Io sono stato a Piombino mesi fa con i genitori dei ragazzi morti sul lavoro. La conoscete la statistica? Bisogna mettere i manifesti tutti i giorni. Ogni giorno in Italia, ogni giorno muoio, cioè 5 incidenti gravissimi e gravi al giorno sul lavoro. Io ho incontrato, ero relatore insieme a lui al procuratore generale antimafia, dottor Grasso, bellissimo, una settimana dei diritti. Poi dopo era a Malbar, si chiacchierava, dico dottore con ste mafie, e lui mi guarda, magistrato, ormai quasi in pensione, don Galo, basterebbe applicare la Costituzione. A Piombino, grazie all'Elisa e agli altri, abbiamo fatto una ricerca, dovevo andare sul lavoro, mi informo. Se andate a vedere, ci sono 7-8 articoli per le donne che riguarda il lavoro. Parità totale delle donne alla Costituzione e parità di salario. E lì, articolo 52. Ma vi rendete conto? E allora, si parla adesso per salvare Berlusconi, Alfano dice, cambiamo la legge. Porcata, non l'ho detto io porcata. 4-5 si sono trovati all'hotel Tremonti, su in Valtellina, e in 3 giorni hanno fatto la legge, uscendo Calderoli dice, che bella porcata che abbiamo fatto. E noi zitti, e l'opposizione dove era? Dovevamo tutti scendere, ma tutti, basta. Adesso dice, legge elettorale. Ma vi rendete conto? Diamo intanto una sintesi della Costituzione. Se vi dicessi ai giovani quanti sono stati eletti parlamentari alla Costituzione del 47? 530 eletti. E ha detto attento il grande richiamo, sinistra, ecologia, ci fossero guidi di partiti, l'unità, 4 mesi e mezzo di discussione, 4 mesi, ed ecco l'unità, perché l'obiettivo era uno, la democrazia, i diritti di tutti, il bene comune. E chi c'era seduto là? Matrice comunista, matrice socialista, matrice liberale, matrice repubblicana, matrice cattolica, matrice del Partito Giustizia e Libertà, Partito d'Azione, la matrice monarchica. E infatti il 22 dicembre del 47, votazione, 515 presenti, al 90% dicono sì, solo 62 votano contro, erano i monarchici, perché ormai si è scelto la Repubblica. Quindi, una sintesi, l'Italia è una Repubblica, res pubblica, questo è il punto. Cosa vuol dire res? Di tutti, e non ve l'ho detto le proporzioni. E quindi sono ladroni. Sono stato con la Fiorella Manoia in Varsiglia, Belì come gli era gridato, dicono non ci sono i soldi per i servizi, lo sapete bene, la Manoia, sono rimasto, l'ho abbracciato, ti sposo, gli ho detto. A un certo perché non ci sono i soldi? Perché l'hanno rubati loro, ladroni, altro che Roma, si ruba da tutte le parti. Quindi attenti bene, la sintesi, l'Italia democratica, come abbiamo detto prima, la partecipazione, bisogna tirare sul culo e non starla cagata. Per esempio a me, un parlamentare dell'opposizione che va da Vespa, gli tolgo il saluto. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non sa andare. Tant'è, salotti, salutini. Voi sapete che io subito c'avevo dentro i valori partigiani. Prima un po' di Tangentopoli, andavo in chiesa da solo. A me dava fastidio democrazia cristiana. Come fanno questi qui a chiamarsi cristiani? Allora da solo entravo in chiesa, sai, a me mi piace parlare con Dio così. Allora da solo, Dio mio! E mi esaudisce, eh? Dio mio! Non mi far morire democristiano! E mi ha esaudito. Dopo un po' mi dicono, guarda che c'è il CAF, CAF, Craxi Andreotti,
Furlan. Entravo, non mi far morire Caffiano! Esaudito. Dopo un po' che arriva il cavaliere. Non mi far morire Berlusconiano, perché mi faccio musulmano. E mi aveva esaudito. Qualche volta non ho avuto bisogno per il governo Prodi, non facciamo nomi, qualche compagno l'aveva fatto saltare. Guardate che l'analisi, prima di parlare, tu garantito, devi stare attento a cosa fai. Questa attenzione, questo approfondimento, ecco l'unità, ascoltare, abbassare la testa. A te non mettersi autoreferenziale, non accettare polemiche. Questo è il punto centrale veramente grande. Vi rendete conto cosa significa? L'Italia è una repubblica democratica. E ve lo devo dire io, che sono un prete, laica. Tutte le volte che c'è l'interferenza della Chiesa, basta. Bravo. Dovete dire basta. No, non è possibile. Sono tutti i cittadini e le cittadine che si danno il loro governo. Il messaggio di Gesù va offerto, proposto, e non imposto. Tutte le volte vuol dire che non fate per il vostro potere. E quindi, dunque, repubblica democratica, laica. E poi, non è un optional, antifascista, contro le impietà, state ben attenti. Vi rendete conto? Dammi qua. A un certo momento del 94, un ex parlamentare della Costituente, a 39 anni era già sottosegretario, lascia, cattolico, Don Giuseppe Dossetti diventa prete, poi anni monaco, in mezzo ai poveri, le favelle, del 95 è all'eremo di Montesolo a Bologna, solo, vecchio, del 95 gira l'Italia, Don Giuseppe, vecchio, ormai è monaco. Giro l'Italia per dire ai cittadini e alle cittadine italiane, ricostituite, lui muore del 96, ricostituite i comitati in difesa della Costituzione. L'abbiamo ascoltato? 2003, il mio amico partigiano mi ha scritto un mese e mezzo fa, vai avanti Gallo, a 91 anni, Giorgio Bocca, prima pagina dell'Espresso, 2003, attenti bene. Vi dico solo la finale del 2003. È Bocca che descrive l'Italia del 2003. È come adesso. A cicli, la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge, dalle tradizioni civili, dalle discipline, dall'educazione. E allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabato. Infamia, diffamazione, ricatti, viltà repressi per anni, irrompono come un torrente melmoso. I ladri si vantano di essere. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti. I servi non hanno più limiti nell'abiezione. Gli onesti quasi si vergognano di essere. Gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel blasio. Dice Bocca nel 2003. Perché gli conviene? Sì, certo, ma anche perché gli piace. Sapete qual era il titolo nel 2003 dell'Espresso, prima pagina? Il fascismo perenne è di nuovo in libera uscita. Vi rendete conto? Mi ricordo una volta, quello, la sintesi della Costituzione, un cardinale, ne ho avuti 5, mi dice, preghi questa storia del prego. È certo che prego. Però, Eminenza, io ho una preghiera che se lei me la firma così la divulgo. Io la divulgo lo stesso perché non la... Perché nella Costituzione nostra repubblicana, prima di tutto ci sono i testimoni delle voci lontane. Lezione di storia, veloce. Se leggo l'articolo 2, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quando leggo l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. La patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ma questo è Mazzini. Quando leggo l'articolo 8, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ma questo è Cavour. Quando leggo l'articolo 5, la Repubblica è una, è indivisibile.
riconosce e promuove le autonomie locali. Ma questo è Cattaneo, vero federalista, basato sulla solidarietà. E quando leggo l'articolo 53 a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo. Ma questo è Garibaldi. E senti la finale. Quando leggo l'articolo 27 della Costituzione, ti ho sentito, non è messa la pena di morte. Ma questa è Beccaria. E via via poi i testimoni della resistenza, via via, i testimoni di tutti gli altri. Vi rendete conto? E adesso un grande dono. Prima un accenno, perché sono cristiano, ci credo. E io con i tagli adesso, ma sempre. E una volta uno dei miei allievi ho fatto il secondo segno, quando l'ho avuto, a 18 anni e mezzo. Ho incontrato un salesiano, io potete immaginare lo stato marinaio, partigiano, libero. Vedevo questo salesiano come un nuovo rapporto con i giovani, di libertà. Mi dà il libro di Don Bosco. Don Bosco alla capitale sabauda di Torino radunava tutti, e noi invece, e tutte le sere andate a leggere la biografia, incontrava qualcuno, diceva la borsa della vita, la criminalità alla capitale, noi subito 113, 114, polizia qui, là, subito. E lui dice, con la borsa sei capitato male, c'ho un centesimo se lo vuoi. E la vita, vedi, perché non cominciamo? Ha cominciato a radunarsi entro Salesiano. Io entro al noviziato, l'assunta del 48, 20 anni. Mi ricordo, puoi immaginare, evento che mia mamma poverina dice, ma dove vai? Io sapevo, ero libero qui. Esco, tanto vi dico che ho ricevuto una missione. Con Don Bosco e noviziato cosa mi insegno? L'unica cosa che ho appreso, e continuo a dirlo, c'è anche un libro, e lo dico adesso ai cardinali, quando mi incontrano, ma tu qui, là, su e giù, e dico, ma Eminenza, guardi che Gesù io l'ho incontrato e mi ha dato il biglietto da visita, sai, scherzando, qual è questo biglietto da visita? Eccolo, Gesù mi ha dato questo, sono venuto per servire e non per essere servito. Vi rendete conto? E quindi una volta un cardinale mi chiama, non ti dico, gridava come non sei, forse il cardinale Canella. Qui vai qui con le puttane, tossicomani, trans, delinquenti, carcere. E gridava. E a un certo momento, scusa Eminenza, ma Gesù, come si sarebbe comportato? Lui che era già stizzito, ma se la metti su questo piano, e su che cazzo di piano la devo mettere? Un cristiano, se non segue Gesù, vi rendete conto? Questo mio allievo mi porta, aveva sposato una donna ricca. Nella villa mio suocero dice, ti vuole che dici la messa, e tutti i signori, una ventina, e poi c'è la cena, e poi ti dà un contributo. Io subito, marchetto, io oggi come oggi, non molto ovviamente perché faccio schifo, però pur di, perché bollette da pagare, non vi dico, la gente che arriva, migrante, non vi dico, farei anche lo striptease, pensa che schifo, a un certo momento, magari, no, a un certo momento, senza di violentare nessuno, chi vuole vedere lo striptease, 5 euro, va, facciamo due, lo striptease di Longa. Ad ogni modo vado lì, entriamo con due ragazzi, in via di crescita, tossi, ma la vita. C'era già l'altare, c'è un tavolo con delle tovaglie ricamate. Il ragazzo mi fa, non c'era nessuno, qualche maggiordomo girava sotto degli alberi. Galò sul tavolo, quale tavolo è l'altare? Cosa c'è? Veniamo a dir messa. C'è il calice, e cosa vuoi ci sia? Veniamo a dir messa. Ho sentito te, sì, ma io vengo dalla malavita. Ho visto che quel calice, per dire dove vivo io, negli anci porta, quel calice Galò è di oro massiccio. E allora magari alla fine un po' di confusione. Quell'altro mi dice, hai visto il crocifisso? E ci vuole il crocifisso? Crocifisso alto. Allora, Gallo, uma, è di avorio purissimo. Ragazzo, farla breve. Paramenti di loro. E comincio. E ho capito che sono scemo a metà, questo sì. Perché vedo queste 20 persone, le signore davanti. Tutti questi gioielli,
voi sapete c'è la prima lettura, la seconda lettura, poi il Vangelo, dopo il Vangelo l'omelia. Io mezzo scemo, vedi, se ero scemo del tutto, facevo la predica, l'omelia, e io non beccavo niente. Ho detto, qui se faccio la predica non mi danno niente. Silenzio, vigliacco, vado avanti. 5 anni? Al 5° anno ve lo faccio anche a voi che è credente cristiano. Arrivo, stiamo per dire il Padre Nostro, avevo saltato, tutti contenti, senza predica. A un certo momento stiamo per recitare il Padre Nostro, prima dico vi ringrazio, in questi 5 anni mi aiutate, poi qui è un ambiente, sembriamo, siete devoti, c'era un quadro della Madonna sull'altare, non fraintendete, un quadro con la Madonna dell'Ulivo, fate tutti la comunione, le signore davanti, sembriamo in paradiso, perché lì ho capito per 5 anni, è nato anche qualche bambino, non ho mai capito che nelle case dei ricchi e ricchissimi, secondo me è l'ossigeno. Tutti i bambini biondi. E allora ho detto, siamo qui con gli angioletti biondi e le signore. Fate la comunione, ricordate le anime del purgatorio. E le signore, ma che grazie, io posso tirare che solidarietà. Poi mi fermo, stiamo per recitare il Padre Nostro. La preghiera che ha insegnato Gesù. Oh, il mio amico Vasco Rossi direbbe, al massimo. Sarà insegnata a Gesù, si dice di chiamarlo babbo, papà, proprio, allora, se è papà, noi tutti siamo figli, lì un po' meno la testa, qualcuno la vedeva e dice doveva parare, allora, a un certo momento, fratelli e sorelle, figli in tutto il mondo, qui la mano, ma che bello, poi mi sono fermato e ho detto, e lo faccio con voi adesso. Adesso mi volete vedere, adesso che vado in giro per il mondo. Come mai andare in giro per il mondo e incontro figli e figlie, fratelli e sorelle? Di serie B, C, D, K, F, G. Padre nostro, alla fine qualche signore ci ha scosso. Arriva un ragazzo, sono caduto come San Paolo, da cavallo, alzati, alzati. Arriva il commendatore, dai, andiamo a mangiare, il Barolo, la cena. Alla fine, io spero che non venga a Perugia. Alla fine, non mi ha mai più invitato. E adesso alla fine un grande dono per chi è ancora nella Chiesa. Voi sapete che col Concilio Vaticano dopo secoli e secoli che mancava, io non so come hanno fatto. Il Concilio Vaticano termina il 7 dicembre del 65. Un documento particolare che si chiama Dignitatis Humanae. Vale per i cattolici, vale per tutti finalmente, atei, agnostici. Io tutte le volte che voglio viene qualcuno a parlarmi mi dice Don Gallo però sappia io voglio parlare con lei, sono ateo. E a me? Dico sono ateo anch'io? Cerchiamolo insieme. Hai visto che Dio c'è ma non sei tu. Allora, che cosa viene fuori dopo secolo? Attenti bene, penso farà piacere anche ai non credenti. Che la Chiesa col suo potere finalmente dice, poi in questi anni fa finta di niente, pensa, dal 65. Viene dichiarato, dottrina certa, il primato della coscienza personale. Questa è la parità. C'è sesso, non sesso. Coscienza personale. Nella Chiesa che dice il contrario è eretico. La coscienza personale. Una coscienza personale, a chi è subordinata? Al governo Obama? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Berlusconi? No. Al sindaco? No. Al presidente della provincia? No. Al governatore? No. Al presidente del Parlamento? No. Ai vescovi? No. Almeno al Papa? No! No! È chiaro che tutti, io immagini se non ascolto il mio Papa, Vescovo di Roma, non se ne è chiese, assemblee senza testa, è come se li ascolto. E mi piace, dico, oh, se dice una cazzata, no. E non può dirmi, no, non tacere, fai così. No, la coscienza personale. E vi racconto questo per darvi proprio un saluto, poi c'è ancora un piccolo regalo che vi farà piacere.
in questo mio messaggio. Vedo che sono ancora in piedi. Noi abbiamo l'unità di strada da tanti anni. Qualche anno fa c'era il Cardinal Canel. T'arriva un monsignore professore di morale e noi di notte il contatto, potete immaginare, con le albanese. Tutti ci lamentiamo della prostituzione di strada. Tutti complici. Chi è? Perché c'è la prostituzione? Perché sei complici in alto? Io ho presentato un libro a una nigeriana anni fa. Viva da Aosta, sposato un italiano. Siamo arrivati in 20 senza passaporti alla Malpensa a Milano. C'è scritto in italiano. Alle ore tardi Italia, il volo tardi Italia. Sotto l'aereo arriva un pulmino. Aeroporto Malpensa. Ci ha accompagnato nell'edificio, ci hanno rifucilato. Un altro pulmino. Alla sera eravamo già a battere in Corso Sempione. Pensate per complicità cosa ci vuole. Ma vi rendete conto? La droga, perché continua a essere? Che impediscono il principio di autodeterminazione alla coscienza. Proprio tutti, un proibizionismo che non esiste. Noi di tutti i prodotti legali, non legali, ma anche l'acqua, se uno esagera con l'acqua fa male. Lo zucchero, venivi beccate il diabete. No, eroina, cocaina, cannabis, no. Da 40 anni, pensa quanta gente abbiamo massacrato. E allora, alle notti, vedete che si combacia quel che voglio dire, e diamo il preservativo. Noi ci informiamo costantemente con la scienza, costantemente. Professor Moroni di Milano, infettivolo, aiuti a Roma, è una tregua. Perché? Perché la DS si può prendere anche con i rapporti sessuali. E allora? E non c'è ancora il vaccino. Chiedo, e chi sono le responsabilità? Voi o delle multinazionali farmaceutiche che vogliono arrivare prima al vaccino? Io sono stato all'ultimo convegno anni fa, era ancora viva Madre Teresa di Calcutta. E chi è lo scopritore? Uno che sono andati alla pari. Uno è Montagnier francese, la Pasteur, e uno è Robert Gallo, che quella volta con l'interprete dico, dimmi un po' se è mio parente, sa? Per il mio nonno è morto, magari all'ultima schioppettata suo padre. Niente, dice che non è mio parente. Ma Robert Gallo. Ah, a un certo momento preserva. E questo monsignore dice, guardi che sua eminenza. E dico, ma vuoi che io non conosca la morale cattolica? Anch'io la propongo. Preparazione al matrimonio, chi sceglie? No, però sua eminenza ti vuole. Arrivo in curia, bisogna che facciamo il post-vet. Arrivo in anticamera, attendo, arrivo al segretario. Don Andrea, lei che è così buona, quando ti dicono buona, sa che sua eminenza è molto sensibile? Ah sì? Eh sì, lui viene, e abbia pazienza, il tema è delicato, lo so, non dica la parola preservativo, e vabbè, sarò molto più tecnico, dirò profilato, no, non dica profilato perché sviene, cosa devo dire? Si mantenga sull'anticoncezionale, e allora? E allora entro dentro, non ti dico, devi andare dai giovani col principio, continuiamo, la dico eminenza, infatti io sono marinaio, sono marinaio, guardi che durante la guerra quando si vedeva un naufrago subito motori fermi e il comandante non faceva tre volte magari. Non è che cominciava, sei inglese, sei francese, proprio del tema guerra, sei via, vai alla malora, no, naufrago a bordo. Allora un minimo, l'avete letto tre anni fa il pacchetto sicurezza di questo governo? Un vecchio compagno mi fa, domani tutti in piazza, vieni Gallo, a Genova, certo che vedo. Domani approvano il pacchetto di sicurezza. 9 agosto, guarda in falsi, profittano. Santi eravamo nella piazza simbolo degli operai di Genova, il 9 agosto. 15 compagni e compagni. E lo credo, lasciamo andare. Cos'altro? Io per mesi non ho salutato gli ufficiali della Marina. Io sono stato anche tenente cappellano alla nave scuola, senza armi. Quindi quando incontravo dico, non vi vergognate. Avete accettato da questo governo un principio della Marina antichissimo. Il naufrago è sacro. E voi avete accettato di tirar sui naufraghi, impacchettarli e darli al colonnello Gheddafi. E quando veniva a Roma andate a baciargli le mani. Non vi saluto, Marina italiana, avete tradito. Niente,
cardinale preoccupato. Deve, allora gli ho detto, eminenza, e torniamo, e dico, lei se ci fosse il rogo sarebbe bruciato come eretico. Non è il momento di scherzare. E no, lei può proporre quello che vuole. Io mi ricordo che vado in una parrocchia, con la vostra educazione, una sessualità sbagliata, moralismo, paura. E perché una parrocchia bene, vieni che i giovani vogliono parlare e poi mi danno un aiuto, sempre così, devo fare marchetti. E mi ricordo una volta, quasi se due donnette, una parrocchia zona bene, dice che vogliono confessarsi. E vabbè, poi mentre sono lì che esco, due boom, viene un giovane, per dirti a che punti siamo, io non so queste di oggi. Allora arriva un giovane, io con la grata, le donne dovrebbero venire insieme a me, con il martello, spaccare tutte le grate dei confessionali. È mai possibile che l'uomo tranquillo va a parlare, la donna va da, no, la grata. Te l'immagini Gesù, no? Che andava dalla Maddalena e dice, oh Maddalena, Pietro, devo parlare con la Maddalena, portami un po' la grata. Maddalena, oh ma sa, vabbè, a un certo momento, cosa dicevo, vedi, sono talmente emozionato. Ah, vedo uno, padre mi perdoni che ho peccato, vedo un giovane, sono già mezzo orbo, con sta belina di grata. E dimmi, Dio misericordioso, sai, ho perso messa. A Genova, quando uno va alla messa festiva, dice ho perso messa. Ah, così quanti? Cinque. E va bene, qualche messa è meglio perdere che trovare. Cerco di sdrammatizzare. Poi si impunta. Oh, padre, sono costernato, sono amareggiato, sono colpito, mi perdoni. Ma Dio misericordioso. E dico, mi sono masturbato. E allora io mi diverto. Ah sì? Ti sei masturbato? Allora ho visto che c'è un passaggio pedonale per arrivare in chiesa. Se rimanevi sotto una macchina e morivi e non ti eri confessato, andavi all'inferno. Sì, padre, mi perdono, sono uscito dalla confessione. Ti ci mando io con calcio al culo, ripeto. Oh! Un ragazzo iscritto al primo anno di economia e commercio. Poi, oh, Galo, Don Galo, capo scalo. Ma che cosa fai da uno psicologo? Ma il peccato è volere la distruzione di tutto il mondo. Quello è il peccato. Allora, e sei credente. Allora credi in Dio onnipotente, onnisciente, tutto. Te le immagini il mondo com'è immenso, il Dio di tutto, questo Dio immenso, eccetera, faticoso se sta a vedere te che sei là dietro che ti spari una sega. Ma che cosa hai capito? Ad ogni modo le dico al cardinale, lei può proporre, ma non può imporre. È il primato della coscienza, è rimasto. Io non voglio essere vincente, voglio essere convincente, non lo è, me ne sono andato. Tre giorni dopo mi telefono. Caro figliolo, il primato della coscienza è dottrina certa nella Chiesa. Punto. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. Subito le ho scritto, eminenza, siamo in piena sintonia, come lo dica voi, perché non la cerchiamo insieme? Ecco cos'è la lotta politica, ecco che cos'è la lotta veramente, scoprire. Allora vi do un grande grido e alla fine dovrete applaudire forte, perché non sono io l'autore. Chi lo capirà bene, agli altri lo dirò io. Voi che tutti mi ascoltate, e c'è ancora un regalino dopo se ce la fa. Agitatevi! Perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo. Organizzatevi! Abbiamo bisogno della vostra forza. Studiate! Abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Lo sapete, vi dirò il nome, così potremo tutti applaudire. 1919, rivista Ordine Nuovo, Antonio Gramsci. Agitatevi! Organizzate, studiate, è l'ultimo regalo. Avete visto?
che la mia vita è come un film, potrei andare avanti. È che non sto più in piedi e poi mi commuovete tutti fermi. È incredibile. Mi chiama un cardinale e mi dice: quanti sono i Vangeli canonici? Eminenza, 4. Li so. Quali? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Oh. Però Eminenza io le ho sempre... ecco, ci siamo. Le ho sempre voluto cercare di complementarli per avere una linea unita. E io sono un quinto. Ah, leggi i Vangeli a poco? No! Il mio Vangelo è poesia. Il mio Vangelo è musica, che mette le ali la musica. Il mio Vangelo è voce, che si ispira agli ultimi. È lì che parte la giustizia e la pace. Il mio Vangelo è non violenza. Il mio Vangelo è anticapitalismo. Il mio Vangelo è antifascismo. E il mio Vangelo è con una spruzzata forte di anarchia vera. Davanti a qualunque sorpruso. E allora il cardinale mi guarda, lo ha capito, no, Eminenza. Il mio quinto Vangelo è il Vangelo secondo De André. Tutta l'opera di Fabrizio... Ho finito, 5 minuti. Tutta l'opera di Fabrizio viaggia su 2 binari. Tutta. Primo binario, l'ansia per la giustizia sociale. Secondo binario, un nuovo mondo è possibile. E l'11 gennaio del 99 Fabri parte. I nostri ragazzi e i ragazzi, potete immaginare, bigliettini, porte la Dorighese. E alla Barbiana... abbiamo fatto una lettera collettiva, 4 minuti. E la Dorighese la infila un po' da tutte le parti. Potrete capire un po' meglio cos'è questa comunità che io cammino insieme a loro. Da oltre 40 anni al porto di Genova e poi siamo anche a Santo Domingo. E allora abbiamo fatto una lettera raccogliendo tutte le letterine e i biglietti dei ragazzi e delle ragazze. Caro Faber... da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua, Faber. Anch'io ogni giorno come prete verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando spesso in via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dall'etame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligente. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà, e soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano i migranti, i marginati. I pregiudizi diversi restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza, le guerre. La comunità di San Benedetto ha aperto una porta in città del 70. E del 71 leggevamo il tuo album Tutti morimmo a Sten. E in comunità bussano da allora tanti personaggi derelitti, puttane, impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, che era ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché come dicevi nella canzone,
alla solitudine può sorgere l'amore, come ad un inverno segue la primavera. È vero, Faber, Iron, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità che di quel mondo siamo e si sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato, canzone di maggio. Ci sembra troppo attuale. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretta a noi. Grazie, Faber. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti ad allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Faber, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze e i ragazzi e Don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Volevamo ringraziare Don Gallo per la grande forza e umanità, lo spessore che ci ha dato stasera. Grazie Don Gallo, grazie, grazie veramente, grazie lo spessore umano, grazie. Non ha risposto alle mie domande, ma lo inseguirò fin quando ce la farò. Grazie. Un brindisi tutti insieme, è un brindisi che mi hanno insegnato le ragazze dell'Est. Faccio un brindisi a Perugia, a tutti. Il termine slavo è gibio, è una parola che vuol dire che gli auguri arrivano a tutti, anche ai nemici, anche a quelli che ci vogliono male, anche quelli, ma soprattutto agli amici, ai bambini, alle donne, a tutti. Il termine è gibio, dammi un bicchiere, lo faccio una volta io, poi lo facciamo tutti insieme, che si ascoltino almeno dal Vaticano a Arcore. Lo faccio io una volta, poi tutti insieme anche là in fondo. Assentiamo un silenzio. Fa così. Gibio, 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 gibio. Piglio fiato, Tutti insieme, attenti. Gibio, 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 gibio. Ciao Perugia, baci Perugina, ciao.